Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie che ho deciso di portare sul canale, ovvero, come avrete letto dal titolo, la Chesslock Pokémon Diamante. Allora, vi dico che questo qua è un post commentary in quanto questo episodio è solo l'avvio, diciamo, alla nuova serie. Appunto, volevo, proprio per introdurvi a questa nuova serie, spiegarvi le regole della Chesslock. Allora, innanzitutto il nome ci fa più o meno intuire di cosa parlerà. Stiamo parlando infatti di una challenge che prende spunto dal gioco degli scacchi. Spero che tutti lo conosciate. Allora, come si svilupperà? Ci saranno le regole di base della Nuzlocke, ovvero catturare un Pokémon ad ogni percorso, dare un soprannome ai Pokémon e se un Pokémon muore dovrà essere depositato. Il problema è che si potranno ottenere solo 16 Pokémon in totale, compreso lo starter. Questi... ok, ho fatto un impappinamento di quelli alla Luke. Ciao Luke, se mi stai ascoltando ti voglio bene. A questi Pokémon verranno assegnati dei ruoli in base ad alcuni criteri. Allora, il nostro starter, che non vi spoilerò chi è, sarà il Re. Il Re è, diciamo, il più importante della squadra. Infatti dovrà restare sempre nel team. E nel caso dovesse morire, sarà un game over per tutta la squadra, come nel gioco degli scacchi del resto. Un altro Pokémon dovrà interpretare la regina. La regina invece potrà essere semplicemente femmina, ma se muore non ci sarà problema, diciamo. Ci sarebbe anche una regola opzionale che vorrebbe che la regina sia dello stesso gruppo uovo del re, ma sinceramente eviterei per non creare troppi problemi. Poi, allora, in questo momento abbiamo piazzato due Pokémon. Poi potremo scegliere due Pokémon da utilizzare come alfieri. Gli alfieri avranno la caratteristica di poter utilizzare solo due mosse arrecanti danno. Quindi, ad esempio, non potremo avere un moveset come, non lo so io, Flamethrower, vi dico in italiano, Lanciafiamme, Fulmine, Geloraggio e Dragopulsar. Perché appunto un alfiere potrà avere solo due mosse che arrecano danno e magari due mosse di stato come tossina o paralizzante, non so. Altri due Pokémon interpreteranno il ruolo di cavalieri o cavalli. Io li ho sempre chiamati cavalieri, però la gente li chiama cavalli. I cavalli sì. Io ovviamente le sto leggendo le regole perché non le so neanch'io, ve le lascerò in descrizione tutte. I cavalli potranno utilizzare solo mosse che non superino la potenza base di 60, ovviamente senza contare la stab. Però, a differenza degli alfieri, possono invece avere 4 mosse offensive. Poi abbiamo altri 2 Pokémon, quindi siamo arrivati a 8. 8 Pokémon che poi, diciamo, sono i più importanti. Infatti gli altri 8 saranno i pedoni, ma torniamo alle nostre torri. Le torri sono un po' più complesse, diciamo, degli altri due tipi, diciamo, di Pokémon. Infatti, allora, non potranno utilizzare mosse che arrecano danno con effetti secondari. Questo cosa vuol dire? Che non potranno utilizzare mosse come Braciere, perché Braciere arreca danno e ha la possibilità di dare un effetto. Intanto mi suona il cellulare, fatemelo mettere in muto. La professionalità. E comunque adesso, in piccola parentesi, vedrete che sto scegliendo lo starter. E insomma, diciamo che non so in quanti di voi potranno essere d'accordo con me, ma anche se so benissimo che non è forse il più bello visivamente o il più forte magari, signori miei, al cuore non si comanda. Il mio primissimo Pokémon è stato Empoleon e quindi, ragazzi, Piplup. Detto ciò, stavamo parlando delle nostre torri. Le torri potranno avere mosse come attacco rapido ma non braciere, appunto perché braciere ha la possibilità di influire sullo stato dell'avversario. In compenso possono utilizzare mosse che non arrecano danno ma che procurano problemi di stato, ad esempio, non so io, tossina. Spero che vi sia chiara la cosa, è un po' complessa. Però, una volta entrati nelle meccaniche, diventa facile. Gli ultimi 8 Pokémon, come già preannunciato, saranno i pedoni. I pedoni sono dei Pokémon scarsi, si può dire così. Questi Pokémon, infatti, non potranno mai evolversi, anche se avranno evoluzioni.
e non possono essere ovviamente dei Pokémon già evoluti dopo la cattura o senza evoluzione. Quindi vi faccio un esempio: non potremmo utilizzare un Pokémon come Maractus perché non ha evoluzioni, né tantomeno un Pokémon come, non lo so io, Luxio, che è stato catturato appunto, come si può dire, già evoluto. Ergo, non potremmo utilizzarlo. Potremmo utilizzare solo Pokémon base, mettiamola così, utilizzando un termine del trading card game. I pedoni però hanno anche un'ulteriore peculiarità. Infatti, se un pedone dovesse vincere una battaglia principale contro un capopalestra, un rivale o un super 4, nel senso dovesse sferrare il colpo finale, io l'ho intesa così, perché mi sembra assurdo che un Pokémon base possa vincere un'intera battaglia da solo, può diventare un cavaliere, un alfiere, una torre o addirittura una regina. Nell'ultimo caso però la regola si applicherà solo ai pedoni femminili e in particolare solo se la regina è morta o comunque non c'è. Basta, le regole sono queste. Vedete anche la sidebar che ho creato io con le Pokéball per fare un onore a Binet97, che so che le ama. Ciao fra, ti voglio bene. E direi che possiamo un po' seguire il let's play. Allora, facendovi un riassunto nel caso non ve ne foste accorti, siamo andati al lago verità col nostro rivale, abbiamo ottenuto il nostro starter che era un Piplup, però questi Pokémon appartenevano al professor Rowan, che ci ha detto di seguirlo al laboratorio. E quindi ovviamente nella prossima parte, non in questa perché non l'ho ancora registrato, ci avvieremo appunto verso il laboratorio del professor Rowan. Ragazzi, rispondete anche alla domanda del giorno che trovate nella sidebar. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un like, un commentare, iscrivervi al canale. Fatemi sapere anche se il video vi piace e noi ci becchiamo in un prossimo video.